Il libro si chiama La Trast Obscura. Questa è la versione americana, che poi è stata fatta anche da Mondadori in Italia, un anno fa, un paio di anni fa, credo. E questo libro, diciamo, è il coronamento di un progetto che è nato parecchi anni fa da questi tre ragazzi, di cui uno è il fratello di Safran Foer, tra l'altro, un scrittore abbastanza importante, e che vogliono, diciamo, raccogliere tutti i posti strani che ci sono nel mondo. È un libro che mi ha condizionato parecchio negli ultimi anni della mia vita, soprattutto, e ha deciso gli itinerari che facevo ogni volta che facevo un viaggio. Io, grazie a Dio, sono riuscito a fare più o meno ogni anno un viaggio negli Stati Uniti, dal 2010 a oggi, e proprio partendo da questo libro selezionavo i posti più strani e selezionavo proprio gli itinerari da fare in macchina, quindi le strade da fare, le città da passare, le città da bypassare completamente, perché tanto non c'era niente sulla Trast Obscura, quindi non valeva la pena andare a vederle. Il libro mi ha condizionato, devo dire, completamente le mie vacanze e la mia voglia di viaggiare negli ultimi 8 anni.